Quest'oggi sono insieme a Stefano Crucu e se avessimo potuto passeggiare all'aperto saremmo stati a Marina Piccola e lo sfondo già ci accompagna in questa nostra passeggiata virtuale. Invece noi siamo comodamente seduti in un luogo chiuso ma separati da un pannello che ci protegge ulteriormente. Devo dire che Stefano è l'artefice, anche responsabile dei video, dei 130 video realizzati in questi 10 mesi di attività. Ricordo un anno fa ci siamo incontrati, un mio carissimo amico Gianmario, gli chiesi di fare un corso e mi disse: "Guarda, non posso, ma in Sardegna c'è uno che è più bravo di me." E quindi puoi tranquillamente chiamare Stefano Crucco ed è la persona giusta. E così ho conosciuto Stefano, ci siamo incontrati, io sono stato il suo, come dire, accompagnatore, il suo partner in un progetto video. Quindi in qualche modo se questi video funzionano, il merito è suo. Se non funzionano, il responsabile è lui. Stefano, ho una prima domanda, ne ho preparato quattro per te. La prima domanda ti riporta indietro nel tempo. Il tuo nome è associato a crastulo.it, che è un portale che era importantissimo tanti anni fa, e quindi ti faccio fare un salto indietro nel tempo e ti chiedo che cosa hai imparato da quell'esperienza, in termini soprattutto positivi, che puoi condividere con noi. Grazie mille Giorgio innanzitutto per queste belle parole, per questa bellissima presentazione. E diciamo questo, da Crastulo ho imparato tante cose. Ero un ragazzino, l'ho creato per il motivo sbagliato, perché io allora, prima di creare quel sito, che era il sito del tempo libero e del divertimento cagliaritano, c'erano tutte le foto delle serate in discoteca, gli appuntamenti, l'avevo creato per il motivo sbagliato. Nel senso che io facevo il web designer, quindi facevo i siti internet per le discoteche, i locali, e ho detto questo: siccome non trovavo clienti, ho detto creo un sito internet perché così tante persone lo vedranno e quindi faccio pubblicità alla mia attività di web designer. Ok, fatto sta che, come succede tutto per caso, è successo questo, che le persone vedevano il sito, però erano le persone sbagliate, perché chi lo vedeva erano soprattutto ragazzi, giovanissimi che di farsi un sito internet, cioè, non gliene poteva fregare di meno. Però per caso succedeva questo, che mi contattavano i locali, io contento: "Ah, vi serve un sito?" "No, il sito non ci interessa, però ci piacerebbe essere all'interno del sito." E quindi il germe dell'imprenditore, ho iniziato a fare, come si suol dire, 2 più 2, ho iniziato a vedere: ok, magari non faccio più siti e inizio a mettere la pubblicità, e mi sono trovato di fronte a quel bivio. O continuare a fare quello che ho sempre fatto, sapevo fare, quindi siti internet, oppure lanciarmi in una nuova avventura di cui non sapevo nulla, perché io della pubblicità in internet non sapevo nulla, non sapevo nulla di come gestire un'azienda. Avevo la mia attività di professionista, però lì era un come prendere il mare senza cartine. E probabilmente la cosa più importante, la primissima cosa più importante è stata quella di avere il coraggio di fare qualcosa che non si sa, però sapendo che con la grinta, con la voglia di fare, con anche come dire, perdonarsi gli errori, perché di errori, cioè non sapevo nulla di marketing, non sapevo nulla di comunicazione, però avevo voglia di fare. E dicevo, ok, è un work in progress, è un beta continua. Quindi ogni giorno imparavo nuove cose, o pensavo di imparare delle cose, o delle cose che erano giuste, poi a un certo punto si rivelavano sbagliate e le cambiavo. E quindi probabilmente la cosa più importante è stata quella di essere pronto al cambiamento e fare qualcosa, avere il coraggio di fare qualcosa che non esisteva. Questa è probabilmente la cosa più importante. Ed è stato anche il problema poi della fine del progetto, perché a un certo punto ero così tanto fiero e orgoglioso del progetto che quando sono iniziati ad arrivare i social network, come in principal luogo Facebook, il sito è iniziato ad andare giù perché il modello di business non stava più in piedi. Ero talmente, come dire, arrogante che pensavo che questo sito sarebbe durato per sempre. E quindi, anziché mutare, che era quello che mi aveva reso speciale il sito, anziché mutare, sono rimasto fermo nell'idea, e quindi più il sito andava giù, più andavo io giù con lui. E poi un altro errore è stato questo, che associavo la riuscita del sito a me stesso. Quindi se il sito funzionava, Stefano era in gamba. Se il sito non funzionava, Stefano non valeva niente. Ok, quindi c'è stata poi una depressione, perché più il sito perdeva di consenso,
più io andavo giù e sbagliavo perché non capivo che dovevo cambiare la formula. Perché oggi con tutto quello che so di marketing, azioni che avevi potuto fare per mandare avanti il sito, cioè sarebbero state un'infinità, ma ero talmente arrogante e talmente... Quindi pensavo che questa cosa dovesse durare così per sempre, dimenticandomi che invece di niente dura per sempre, tutto cambia di continuo. E probabilmente questa è stata la seconda lezione più importante che l'ho ricevuta sui denti, nella maniera più dolorosa possibile, però poi mi ha portato a fare altro. Stefano, si percepisce immediatamente che tu sei un fiume in piena e mi hai anticipato la seconda domanda con la quale ti avrei chiesto, ma ovviamente te la ripropongo ancora, che cosa eventualmente invece hai imparato in termini negativi, cioè meglio dalle esperienze negative. Insomma, tutti noi professionisti o imprenditori nella nostra vita è costellata, come dire, da scelte che sono poi manifestate come non giuste. Quindi ti chiedo, c'è qualcos'altro che potresti eventualmente condividere in questa direzione? È una bella domanda. Diciamo che non ho una risposta sola, ma ne ho diverse, perché sono state tante le cose che ho imparato e me ne sono reso conto però dopo anni, nel senso che lì per lì ero solamente molto depresso perché il progetto a cui avevo dedicato tempo, passione, amore non stava funzionando. E quindi c'è stata proprio una bella depressione. Quello che ho imparato è stato questo. Allora, innanzitutto, la primissima cosa, non innamorarsi delle idee. Nel senso che, chiaramente, devi essere innamorato di quello che fai, però non devi essere arrogante nel pensare che quell'idea che hai avuto sia stata benedetta al Signore, quindi va bene. No, devi cambiare in continuazione, perché quell'idea magari poteva essere, l'idea di Crastulo era geniale nel momento stesso in cui è nato il prodotto. 10 anni dopo non era più geniale e quindi ero arrogante in tal senso. Altra cosa che ho imparato, il non ascoltare gli altri, nel senso perché ero talmente, io sono un entusiasta, mi piace, sono anche molto bravo a convincere le persone. E quindi ero talmente entusiasta e talmente bravo a convincere le persone che le persone mi davano dei consigli giusti e io le convincevo del fatto che i loro consigli fossero sbagliati. Quindi se andavano loro con un'idea sbagliata, ma ci perdevo io perché mi avevano dato un ottimo consiglio, però ero talmente anche superbo nell'usare la mia dialettica, la mia passione e anche la mia competenza per avvalorare delle teorie sbagliate. Quindi il non ascoltare gli altri. E anche poi, un'altra cosa che ho capito dopo, il non formarsi. Perché io andavo per le mie idee. Cioè pensavo, mi guardavo intorno, però non studiavo, non facevo corsi, non stavo... Avevo dei talenti che avrebbero potuto generare molto di più, però non hanno generato... Non si sono trasformate perché io sono rimasto fermo a quell'idea. Buona, geniale per alcuni versi, che però poi non si è evoluta. Quindi se avessi studiato le cose sarebbero cambiate, quindi anche la carenza di formazione allora è stata probabilmente la mia maledizione, cosa che poi, grazie al cielo, ho imparato, ne ho fatto anche una professione e quindi va bene così, dai. Ed ora Stefano arriviamo al 2020, siamo nel periodo di lockdown, marzo, aprile, anche maggio, e tu sei stato artefice di un'iniziativa straordinaria dove con le tue dirette giornaliere intervistavi imprenditori e professionisti ai quali rivolgevi una domanda standard che era uguale per tutti, che io a questo punto voglio restituirti. E la domanda è proprio questa: qual è la tua ricetta per superare un momento di difficoltà come quello economico che stanno in qualche modo affrontando tante imprese, tanti professionisti? Beh, Giorgio, anche in questo caso non ti posso dare una sola ricetta, ma ne ho diverse. Perché, allora, quando c'è stato il lockdown, io, come chiaramente tutti, ero spaventato. Ero, in qualche maniera, dovevo esorcizzare questa paura, facendo poi quello che so fare, che è quello di ascoltare le persone e creare e generare delle nuove strategie. Quindi ho detto, mi sono guardato intorno e ho visto dei professionisti e degli imprenditori molto capaci che in qualche maniera stavano reagendo. Quindi il reagire è sicuramente la primissima cosa, perché molti hanno detto, si sono fermati alla depressione, alla lamentela. Bastava aprire i social e vedevi fiumi interi di persone che si lamentano.
Cioè, è giusto che c'è qualcosa che non va bene, però cosa ti porta questa lamentela a parte avvelenarti il cervello? Quindi ho detto, facciamo qualcosa di positivo, intervistiamo delle persone che stanno riuscendo e al tempo stesso per me era anche terapeutico, perché era la mia, ogni giorno avevo un'ora di positività, ma non positività stupida, positività propositiva. Che so, dei ristoratori con il ristorante chiuso che si inventavano delle forme alternative di delivery. Mi viene in mente Gianluca Resu, il pasticcere, che non aveva mai pensato a fare il delivery e si è inventato tutto un delivery particolare. Cioè, sono stati veramente tantissimi, però io mi sono portato a casa il fatto che possiamo solo reagire. Cioè, noi non abbiamo potere sulle scelte del governo, però abbiamo potere sulle nostre scelte personali. Quindi io non posso, non ho potere su quello che farà Conte, quindi non ha senso che mi lamenti di quello che fa Conte. Però posso, nel mio piccolo, apportare dei cambiamenti, sia a me, sia alle persone che mi stanno intorno. Quindi, come dire, questo mi è piaciuto perché mi sono circondato di tantissimi professionisti e imprenditori. Ho migliorato la mia rete sociale, ho migliorato le mie strategie, perché chiedendo a loro questa fantomatica domanda, erano loro stessi che mi davano la loro ricetta. E quindi io dicevo, ah, vedi, anch'io potrei fare questo. E soprattutto circondarsi di persone che in qualche maniera ce la stanno facendo. Noi, adesso non ricordo chi l'aveva detto, forse tu me lo puoi dire, te lo ricordi? Noi siamo la somma delle 5 persone che frequentiamo più spesso. Quindi ho detto, se mi frequento e ascolto persone di successo, automaticamente anch'io e anche le persone che mi stanno intorno, in questo caso la mia community, ne gioverà. Quindi, come dire, sii propositivo, questa è la prima cosa, e poi ascolta e fai. E non usare i social per lamentarti, perché non serve a niente. Cioè, hai una scarica di adrenalina in negativo, di rabbia, che poi ti fa vivere peggio. Perché sarai peggio con la tua famiglia, sarai nervoso, sarai. Insomma, non ti importa. Non porta niente. Quindi osserva chi ce la sta facendo. E con tanta umiltà chiedi. E cerca di migliorare quello che puoi fare per affrontare la situazione. Perché questa è un cambiamento così epocale. Forse solamente la guerra i nostri nonni l'hanno vista. In questo caso non è come per i nostri nonni, però è un cambiamento molto drammatico. Ci sono attività che non funzionano più e vanno ritrasformate. Uno dice, sì, ma io lavoro nel campo dello spettacolo, oppure che ne so, ci sono i personal trainer che mi dicono, Stefano, io faccio il personal trainer, ho la palestra chiusa. Sì, ok, però possono essere fatti i corsi online, possono essere fatti i corsi all'aperto. Guarda nel mondo cosa stanno facendo. Oppure io lavoravo solo con le cene. Ok, guarda sul delivery. Ma è complicato, ma non lo so fare. Sì, ma in rete c'è la ricetta per tutto. Ci sono tutorial, ci sono persone che ce la stanno facendo. Abbiamo talmente tante informazioni che la difficoltà non è trovare la ricetta, è quale scegliere tra le tante ricette che ci sono. Però le ricette ci sono, quindi stare fermi non è una soluzione, cioè noi possiamo andare avanti o indietro. Se stai fermo vuol dire che stai tornando indietro e stai condannando la tua vita e la tua azienda. Quindi guarda chi ce la sta facendo e copia. Stefano, per concludere questa nostra passeggiata, ti invito questa volta invece a fare un salto sul futuro. Un professionista come te non può non essere un visionario e pertanto ti chiedo come immagini invece la tua vita, la tua professione tra qualche anno, sia in ambito personale che professionale. Beh, guarda Giorgio, questa probabilmente è la domanda più difficile di tutte, perché, come dire, vista la sbroncata che aveva avuto con Crastulo, non riesco a fare delle previsioni a così lungo termine, perché so, o meglio, le posso anche fare, però so già che tra 5 anni il mondo sarà completamente diverso. I trend quali sono? Sono che l'online avrà sempre un ruolo maggiore. Quindi sempre di più, io lavorando come formatore consulente, sto cercando di abbattere i limiti territoriali e quindi sto lavorando sempre di più con l'online, quindi con le consulenze e le lezioni direttamente in virtuale e non più in presenza fisica. Sono diverse, sì, però è una soluzione e credo che ci si orienterà sempre di più su quella strada.
Poi, se invece ti posso dire come sarà la mia vita tra 2 settimane, quindi andiamo più. Sto per lanciare una rassegna invece tutta sull'avvio d'impresa. Quindi, allora io penso questo, che nel 2021, ma non lo penso io, ma lo vediamo anche nei trend, moltissime persone purtroppo si ritroveranno senza un lavoro, ok? Ma anche moltissime persone vedranno in questa crisi l'occasione per dire: oh, sai che c'è, non mi piace più quello che sto facendo, perché già non mi piaceva prima, però fatto adesso, con le condizioni che ci siano, voglio fare qualcos'altro. E quindi l'idea è fare come abbiamo fatto con Reparti nel lockdown, fare un lungo ciclo di interviste tutte sull'avvio d'impresa. Quindi, ok, vuoi metterti in proprio? Quali sono le domande che ti devi fare? Quali sono i settori che funzionano? Quali sono come dire, non le domande, ma quali sono i dati che devi guardare? I soldi, dove li trovi? E i soci, è meglio mettersi da solo, quindi, oppure per una società di persone? Qual è la forma societaria? Ci sono tantissime domande che le persone non, come dire, non hanno risposta. Quindi, secondo me questo già lo faccio con i corsi di formazione, però da solo, come si suol dire, non si va da nessuna parte. Voglio intervistare probabilmente una trentina di professionisti, ma forse saranno anche di più, per parlare di tutte queste cose. Quindi, vuoi lanciare un'impresa? Ok, chiedilo a Google, ma quali domande devi fare a Google per capire se la tua impresa può funzionare oppure no? Perché guardando, mi viene in mente, negli anni passati ci sono stati dei business altamente fallimentari, come, che ne so, la sigaretta elettronica, che c'è stato un boom iniziale e poi è sceso. Guardando i dati di Google, noi abbiamo la possibilità di farci determinate domande, o meglio, avere soprattutto le risposte. Quindi l'idea è quella di fare una grandissima rassegna con grande valore per aiutare tutte le persone che si vogliono mettere in proprio a essere più consapevoli. Quindi per i prossimi 2 mesi farò quello. A febbraio non lo so. Stefano, abbiamo concluso la nostra passeggiata e ci auguriamo che i nostri amici possano anche gradire lo scenario che stanno vedendo alle nostre spalle. Noi concludiamo la nostra intervista su una piccola piattaforma che ci dà una visuale sul mare straordinaria e quindi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!